ma in questo Natale mi sento di essere col cuore e con la mente vicino alle persone che soffrono, e tra le persone che soffrono nel nostro paese ci sono anche i Rom. Noi poi cerchiamo di mettere in campo tutte le iniziative per evitare che ci siano situazioni di degrado enorme che ci sono nelle nostre comunità, quindi si lavora per consentire a tutte le popolazioni di vivere in modo dignitoso, e quello è l'impegno forte di un'amministrazione che viene lasciata sola da politiche liberiste dei governi nazionali e devo dire anche nel nostro caso regionali, che non mettono risorse per le politiche sociali, e quindi sono sempre le solite persone che soffrono, dai senza tetto alle persone che non hanno casa, alle persone che non hanno i soldi per arrivare alla fine del mese, alle persone che non hanno lavoro, e gli immigrati, e ci sono anche i Rom che soffrono. Quindi in questo momento noi siamo impegnati per garantire l'acqua, che è un bene comune a tutti i cittadini e anche ai Rom. Grazie.